A Pescara proseguono i lavori per le nuove asfaltature e con loro anche le modifiche alla viabilità dopo gli interventi in via Rigopiano e nel parcheggio di scambio di via Pasolini nel quartiere di Zani. Stamani sono iniziati i lavori in viale Kennedy. In totale saranno asfaltati oltre 37.000 metri quadrati di strade per una spesa totale di 800.000 euro. Sì, diciamo che abbiamo ultimato la scorsa settimana i lavori su via Rigopiano. Oggi siamo su Viale Kennedy e poi andremo su Via Silvio Pellico. Continua ormai incessante da settimana, ogni settimana facciamo diverse strade. È una volontà dell'amministrazione non procedere ad asfaltare tutto quanto insieme perché porterebbe anche delle problematiche insieme al traffico, quindi anche con delle ripercussioni negative. Stiamo in questo senso intervenendo non nelle ore di punta, dove è possibile anche la notte, proprio per recare il meno possibile disturbo. Come dicevi, è un'importante iniziativa da parte dell'amministrazione perché saranno tante, veramente tante le strade che verranno fatte nelle prossime settimane e che vanno anche a completare quel lavoro di manutenzione straordinaria su tutta l'arteria di Pescara che ormai da mesi stiamo svolgendo. Contestualmente ricordiamo che continuiamo anche a coprire le varie buche che nel frattempo, logicamente, soprattutto con le condizioni climatiche avverse, si vanno aprendo. Quindi, diciamo, da una parte interveniamo sulla manutenzione ordinaria, dall'altra manutenzione straordinaria. Siamo partiti anche in questa fase dalle strade più danneggiate, ha aggiunto ancora il vice sindaco, e interveniamo utilizzando i fondi non del comune. E nel contempo stiamo esigendo che venga effettuato il ripristino dell'asfalto per tutta la carreggiata in tutti i punti dove fornitori di pubblici servizi eseguono i lavori scavando e danneggiando le strade. Per accertarci che questo ripristino venga effettuato sempre in maniera puntuale, conclude il vice sindaco, realizziamo costantemente delle verifiche. Ma c'è la consapevolezza che dobbiamo intervenire anche sulle altre strade, quindi pian piano tutte Pescara, quindi diciamo cittadini, di avere una duplice attenzione. Da una parte diciamo che interverremo in tutte le strade, quindi man mano col passare del tempo andremo a coprire tutte le strade, quasi tutte le strade di Pescara. Logicamente poi le risorse ci consentono di intervenire a partire dalle strade che hanno un livello di manutenzione più precario per poi andare anche alle altre.